Dunque, questa mattina siamo da Gianni Moretto, che è presidente di Gevis e anche consigliere della Camera di Commercio. Allora, senti, ieri mi sono ispirato a un articolo sul Gazzettino scritto dal Roberto Perini, che parlava, che il titolo mi è piaciuto, lo dico senza nessuna polemica, che l'amministrazione praticamente ha deciso di non decidere sul mercato ittico. Questo mi ha stimolato, ho fatto io un mio intervento, perché insomma, meno male, anche se sul mio profilo scrivo Andrea Comparato l'ultimo di Pirla, sono stato consigliere comunale per quasi 10 anni e posso dire che finché non dico io che sono l'ultimo, ma voglio dire, finché non si decide qualche cosa, prima di fare un'opera pubblica passano 10 anni, no? Al di là appunto del mercato ittico, che al momento non si decide in pratica, qualche posto si potrebbe prendere una decisione, vorrei chiederti qualcosa su questo benedetto progetto del lungomare che ti tocca da vicino, ti tocca da vicino perché si parla qua davanti, anche se l'amministrazione ha già detto che si farà per quanto riguarda la prima parte che va praticamente dalla parte Da Viale nord Umbria, fino a sì. Viale Umbria, no? Da Viale Umbria fino a nord praticamente, no? Però di questa zona in particolare, il sindaco l'ha già detto più volte, è tutto da vedere, ci sono anche un po' di perplessità, un po' di preoccupazione, perché si parla di cambiare la viabilità e spostarla verso via Cristoforo Colombo, Colombo. eccetera. Allora, tu che sei operatore turistico, sei su un punto strategico valido della cosa, sul fatto che diciamo, la nostra città sta continuando ad avere un grandissimo PIL da parte non solo dei chioggiotti, ma non solo dei padovano, dei vicentini, dei veronesi, ma anche a livello più importante. Io continuo a vedere turisti che arrivano anche in pieno inverno, voglio dire, che ci sono. Vorrei un tuo intervento. Grazie Andrea intanto per la visita che ci hai fatto qua ai bagni lungomare. Sì, il tema del lungomare è un tema importante. L'amministrazione si sta muovendo, adesso ormai dovrebbe essere imminente l'inizio dei lavori anche per quanto riguarda il primo stralcio, la parte centrale sottomarina. Sono state delle varie ipotesi relativamente alla zona dove sta la mia azienda, sulla quale si prevedeva uno sviluppo diverso per quanto riguarda la viabilità del lungomare, quindi spostata all'interno di via Cristoforo Colombo, è un boulevard, è un paseo più organizzato, più alla portata di famiglie, bambini e quant'altro nell'attuale zona di traffico del lungomare. Idea che noi ritenevamo un'idea interessante, anche se posso dire, e quindi un confronto che ci siamo fatti anche Andrea, se guardiamo solo l'interesse economico, a noi la cosa, se rimarrebbe così, sarebbe la cosa migliore. In quanto non c'è nessun impegno economico, abbiamo comunque i posti auto a servizio delle nostre attività e quindi tutto va benissimo. Era un'idea che così a noi ci pareva interessante. Riguardo che cominciavamo a dare anche dei connotati diversi, ecco, alla nostra località e quindi anche il turista, come dicevi te, quindi non solo noi cittadini, ma il turista di prossimità, ma stiamo vedendo, come sottolineavi, un interesse della nostra località anche su territori più lontani e quindi ma io richiamo sempre tutto l'asse autostradale e quindi la classica Padova, Vicenza, Verona, arriviamo Brescia, Bergamo e anche tutta la zona del Trentino, di Trento. E quindi un forte interesse, se non anche a livello europeo, e anche fuori stagione. E quindi tutto questo potevano essere dei motivi, ecco, di ritorno e di apprezzamento della nostra località, proprio per cominciare a dare dei segnali di cambiamento, di voglia di cambiare quello che può essere la fruizione del nostro territorio. Questa poteva essere un'opportunità, ma non deve essere quella che obbligatoriamente deve passare. Insomma, poi sarà l'amministrazione, saranno i vari uffici che riterranno, a seconda di una visione che avranno del territorio, di come quest'area qua andare a sviluppare. Noi siamo a disposizione, se ci sono delle idee da confrontarci, le mettiamo a disposizione. Se ci sono anche degli interventi economici, siamo disposti a partecipare e quindi lasciamo un po' all'amministrazione che decida quelle che possono essere le sorti perlomeno di questo tratto di lungomare. L'importante è che decida. E ritornando a quelle che sono appunto le premesse iniziali tue, l'importante è che l'amministrazione decida qualcosa. Sono d'accordo, grazie. Grazie a te.